partita la finale Junior Senior Ferri, Garellini è a tempo, 10 minuti per loro che hanno già cominciato a scalare e due per guai volanti, fra 5 e 5 abbiamo visto il posto loro, i 5 sui Fontecini, che sta a indicare per guai volanti che sono collocati sul guai del 5. 28 equipi in gara che stanno procedendo in maniera spedita sia dalle primissime battute. Per loro tra breve 4 giri al prossimo traguardo volante. 9 minuti e 20 allo scadere del tempo prima dell'esposizione degli ultimi 3 giri da compiere. Siamo dal portanto al primo battute di questa prova che andrà sicuramente a vivacizzarsi nel svolgimento del passato giri 3 al prossimo traguardo volante. 8.48 il tempo termine, tempo al termine prima dell'esposizione dei tre giri alla fine. Belle immagini su tutti i colori per questi atleti che stanno disputando questa finale. Viene ammonita la concorrente 850 Cadenazzi Moria, ammonizione per l'atleta 850 Cadenazzi e ammonizione anche sul prossimo traguardo. Chiuderà la campagna ad annunciare tutte le atlete in gara che sul traguardo successivo ci sarà il primo traguardo volante a premi. Quindi attenzione atlete, campana che vi annuncia che sul prossimo traguardo ci sarà il traguardo volante a premi. Ce ne sono due, questo è il primo e vivremo insieme questa fase della gara per capire chi si aggiungerà questo primo traguardo volante a premi. C'è un pronostico in questo momento perché c'è grande equilibrio, la volante è partita però da molto lontano dall'ingresso della curva e continua come la parte era evidente proprio in questa fase della gara e da giudicarsi il primo traguardo volante la concorrente numero 108 che passo via. Numero di gara 5-8. Fontecini è tornato a ricontare passaggi perché siamo a meno 4. Intanto c'è un allungo portato da tre atlete dell'Asco Skating di Concorrezzo. Il gruppo si sta allungando visibilmente in questa fase della gara. 6 minuti e mezzo allo scadere del tempo e 3 giri per il prossimo ed ultimo traguardo volante che risultano essere 6, lo ricordiamo. 13 atleti che compongono la testa della gara, 2 minuti a altri 2, poi altri 3, poi altri 2, fino a corda a seguire perché questi allunghi dei tempi importano e schiantano tutti gli atleti della gara. Siamo a 2 giri dal prossimo traguardo avanti a premi. Quindi sul prossimo giro avrete modo di sentire squillare la campana che annuncerà a tutte le concorrenti in gara che al passaggio seguente ci sarà il secondo e l'ultimo traguardo avanti. .30 intanto i minuti allo scadere di questa prova a tempo. Attenzione atleti, campana per voi, prossimo traguardo, traguardo volante a premi. È già partita la volante molto lontana, l'autrice di questa volante è Rubin Luisa, porta con un della Skating di Concorrezzo. Stiamo avvicinando al secondo e l'ultimo traguardo volante che viene conquistato dalla concorrente 289
Bulle, Luisa, assegnati i due tre guardi davanti, il contagiri non evidenzia più nulla a questo punto, perché poterà evidenziare i contagiri alla conclusione di questa chiamata, allora quando saranno scaduti i famosi 10 minuti da dove, da quando siamo partiti. 4 minuti e mezzo intanto al termine di tempo previsto prima dell'esposizione dei presidi al termine. Questa è la gara che sta per sopraggiungere in questo istante, ecco la testa della gara, è 4 minuti dallo scadere del tempo, 4 minuti prima che il contagiri esponga i tre giri a termine. Intanto come possiamo notare, delle 28 concorrenti che hanno preso il via, il gruppo si è considerevolmente ridotto. Che compongono ora il gruppo di testa e che stanno procedendo in forma spedita sull'impianto sportivo di Palermo Data a 3 minuti e mezzo dallo scadere del tempo, in attesa che la contagiri vada ad esporre il 3 alla conclusione. E un altro annullo a portare ancora un tandem di atleti dell'Asco Skating di Don Corezzo. Pisa, come sta dicendo, è molto vivace per fare questo personale, è un'attesa che sta dal tempo, ma come vedete è molto vivace perché a vivacizzarla pensano queste atlete che pensano che queste nomi possono davvero produrre molto, non solo schiacciare il gruppo, non solo spaccare le avversarie, magari guadagnare anche un po' di margini di vantaggio nei confronti delle diretti avversarie. Siamo a 2 minuti e 40 dallo scadere del tempo, prima che abbiamo risposto i tre giri al termine, Crippa, Bulaway alle loro spalle, Parilani, questa è l'atleta che siamo riusciti a conoscere di questo quintetto di testa che sta per ricongiungersi al rimanente gruppo. 13 ora l'atleta si è nuovamente ridotto il gruppo di testa, perché questi alunni sono la grande cigliata, come possiamo notare, come possiamo vedere, ricordo che via c'erano 28 atleti e alla testa ai 2 minuti dallo scadere abbiamo questo gruppetto di concorrenti. Viene ammonita la concorrente numero 318 Rocchetti Susanna, ammonizione per la concorrente numero 318 Rocchetti Susanna. Gruppo di concorrenti ancora tappa, 1 minuto e mezzo dallo scadere. Viene ammonita la preta 152 Figaro Giulia, ammonizione per la preta 152 Figaro Giulia. Rettifica, non è la preta 152 ad essere ammonita, ma la 252 Parilani Rebecca, quindi ammonizione non per Vigoro Giulio ma per Parilani Rebecca. 50 secondi allo scadere del tempo prima dell'esposizione dei tre giri alla conclusione. 15 intanto il gruppo di testa, 15 concorrenti, mi mancano 30 secondi, probabilmente avremo modo di vedere ritransitare un'altra volta sul traguardo, così è infatti, sono 15, 14, 13, 15, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esponiamo il pregiri al termine.
da adesso, al prossimo passaggio sul traguardo, 3 giri alla conclusione per questa finale a tempo e in linea. Superato il traguardo dei 3 giri al termine. forse 15 atleti che compongono il gruppo di testa. Che si stanno approssimando ai 2 giri alla conclusione. A fare la natura con Luisa Crippa Sofia. La concorrente 318, Fetti Susanna, riceve la seconda ammonizione e passa in diffida. E prima ammonizione per l'atleta numero 16 di Vitolpo Aurora. Siamo allo squillo della campana ed è l'ultimo giro. A guidare questo gruppo di testa sono le 2 atlete dell'asco di Conferenza. Crippa Sofia, andiamo a entrare in curva inseguite da tutte le altre atlete che sono pronte a disputare con le 2 battistrada la volata conclusiva sul traguardo finale. Ed ecco l'arrivo anche per questa piacevolissima finale in linea e a tempo che ci è stata regalata dalla categoria junior e senior.